Buonasera Castori, intanto in diretta per commentare questa partita, perché tatticamente aveva cambiato un po' all'inizio, soprattutto la posizione di Sabbione dietro l'attaccante. Avevate fatto la solita bella partita dal punto di vista tattico, poi l'infortunio di Piscitelli e la palla che è sbattuta su un baillet. C'è stato un episodio assolutamente sfortunato, perché il gol che abbiamo preso è stato una torete, un episodio accidentale, casuale, che ha cambiato il volto del match e ne ha deciso un po' le sorti. Non si meritava di perdere, era una partita di grande equilibrio e purtroppo è capitato questo incidente qui e abbiamo perso una gara in maniera meritata. Questo dispiace, perché noi il punto oggi si sarebbe meritato, e comunque non è che Pescara abbia meritato di vincere. Loro hanno capitalizzato la fortuna, l'episodio fortunato, noi purtroppo abbiamo pagato quello sfortunato. Nel primo tempo meglio la sua squadra, nella ripresa forse il Pescara ha premuto di più, al di là dell'episodio sfortunato dell'autorete del gol di Mancuso al 90esimo, è d'accordo? Vabbè, il gol di Mancuso al 90esimo non c'era niente secondo me, perché ormai noi eravamo avanti per cercare di raddrizzare la gara. I primi 20 minuti abbiamo fatto noi, i primi 10 minuti, 7-8-10 minuti siamo partiti bene, nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni. Poi Pescara è anche normale che uscisse, no? O che tentassi di fare qualcosa di più quello che aveva fatto fino allora, perché comunque l'avevamo controllato molto bene noi. Però il gol è stato una casualità, insomma, un incidente da parte nostra, un evento fortunato per loro. Presidente Sebastiani, poco fa ai nostri microfoni però ha detto vittoria meritata, riferimento alla palla gol di Marras nel primo tempo, dove è stato bravissimo Piscitelli, e poi l'occasionissima di Monachello che a porta vuota un secondo prima del gol l'aveva sciupata. Ascolta, io non è che devo rispondere al presidente Sebastiani, ognuno fa le sue considerazioni, la partita che ha visto. Allora, la questione... Io potrei dire che anche noi abbiamo avuto delle occasioni sullo 0-0, perché finché la partita 0-0 chi fa gol poi capitalizza, va in vantaggio e cambia il volto, poi ognuno ha le sue considerazioni a fare, è giusto che le faccia, io mi faccio le mie. Senza voler gettare la croce addosso su Piscitelli, questa sera anche in occasione dell'autorete di Baillé c'è stata forse un'indecisione di questo portiere arrivato pochi giorni fa, poche ore fa. È evidente che aver fare a meno di due portieri per una partita come difficile come quella con il Pescara vi ha un po' creato qualche problema. Allora, secondo me Piscitelli ha fatto una buona gara, poi sul gol bisogna rivederla, perché il giocatore sul corto, che era Mokulu, gli ha sfiorato la palla, ne ha alzato la traiettoria, è caduta accidentalmente sul volto, sulla destra di Mbaye, credo che sia stata una situazione assolutamente accidentale, quindi non va analizzato come errore, perché lui secondo me ha fatto una buona gara e comunque non è che si ottiene molto piangendosi addosso, no? Quindi si incassa la delusione, si incassa questa sconfitta, ci si prepara alla prossima partita, perché il campionato ci insegna che è ancora molto lungo e c'è tempo e modo per recuperare. L'importante è che noi comunque abbiamo fatto una buona gara e non è una sconfitta che abbiamo meritato sul campo. L'ultima da parte mia, Castori, dal punto di vista tattico, dicevo all'inizio Sabbione dietro ad Arrighini, cosa cercava con quella scelta? Intanto abbiamo giocato con tre centrocampisti, perché secondo me il centrocampo del Pescara è molto forte e bisogna mettere pressione a Brugman e fare chiudere le traiettorie di passaggio per i due giocatori che poi si alternano, come Memusha e Meregoni o Mancini nel secondo tempo. Io ritengo il centrocampo del Pescara un centrocampo, uno dei centrocampi migliori della categoria, se non il migliore, quindi è normale che sono venuto qui giocando, a parte avevo l'infortunio Pasciuti, al ricevitore Ceccati fuori. Detto quello, ho pensato bene di giocare con tre centrocampisti per fare la parità numerica in mezzo al campo. Lei diceva, situazione ovviamente, questa sconfitta, ovviamente la classifica è un po' precaria, però dopo il suo arrivo il ruolino di marcia della sua squadra è notevolmente migliorato, manca però questa vittoria in casa. Prossimo turno giocherete con la Salernitana. Ovviamente i tifosi si aspettano il primo successo fra le mura amiche e il Cabassi. A noi adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la partita, siamo appena finita, ne abbiamo finita quella del turno adesso e non siamo entrati ancora nell'ottica della prossima partita. Come ogni 7 giorni si volta pagina nel calcio, no? Si incassa la delusione di oggi, speriamo di prepararci bene e incassare la prossima volta una soddisfazione.